Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, probabilmente, anzi sicuramente per adesso il più importante nel canale. Perché? Perché oggi andremo a vedere la finale, la finalissima che si è compiuta lì a Lucca, riguardante il primissimo evento di Brawl Stars dal vivo, ospitato ovviamente da ESL Italia. E per me personalmente è stata davvero una cosa grandiosa, un'opportunità che non credevo mai avrei vissuto. E che spero di rivivere. Devo tutto ciò ovviamente a ESL per aver organizzato questo fantastico evento e spero che in un futuro si ripeterà. Poi ovviamente devo tutto anche ai miei compagni per avermi seguito, per aver continuato a giocare gli scrim che dicevo di fare, eccetera, eccetera, e quindi di aver dato il massimo ed essere arrivati perciò fino in finale per poi vincere. Il trofeo, se lo vorreste vedere, è qua. Eccolo qua. Do anche un bacio. E ovviamente se è qui con me, grazie anche ai miei compagni che mi hanno permesso di tenerlo. Poi ovviamente cercheremo di farcelo girare tra di noi in modo che ognuno potrà comunque compiere e avere in casa questo oggetto. Ovviamente la vittoria non è solo mia, ma di tutta la mia squadra, ma è anche vostra per il continuo supporto che ci avete dato, sia lì a Lucca sia da casa. Ho rivisto le varie live e il vostro tifo era immenso. Davvero grazie a tutti ragazzi, grazie a tutti. Per il resto niente, ah mi sono dimenticato magari di mettere il cappellino di Brawl durante la live, cioè durante questa reazione che mi è stato dato difatti dai produttori dell'ESL. No vabbè, non posso perché ci sono le cuffie, comunque anche questo cappellino ufficiale della Supercell, incredibile, non si vende neanche più nello shop penso, sono roba proprio limitata che danno agli YouTuber o in questi eventi e che abbiamo ricevuto solo noi player, quindi anche questo è un grande passo in avanti nel mondo degli esports da parte di Brawl. Spero che in Italia quindi si andranno a verificare molti altri eventi come questo, e diciamo che questa intro sta già durando troppo, quindi io vi continuo a ringraziare, ma adesso andiamo a vedere ciò che ci interessa di più, cioè la finale, la finalissima della Red Perché Bull. vorrei vincere, voglio Vado a vedere dal vincere, canale di voglio essere Grax. il primo team in Italia a vincere il E primo torneo italiano di Brawl ovviamente Stars è in una reazione a collaborazione con freddo, una ESL, reazione con voi sponsorizzato da di Xiaomi. come abbiamo giocato. Non mi sono Grazie, mai io visto faccio il fantastico. giocare in un evento così importante. Ora ci andiamo a vedere. Clover, Clovers. 3-0. Prima mappa di Ma già Gem. siamo in partita, Che ecco bella Lascerò commentare questa mappa. principalmente Mamma mia, Grax e questo Nemos. Poi se non dialogo sono d'accordo magari su cose è che dicono, parlo bellissimo. io. Certo, io. Guardate, Mommy, il mio sogno è vedere un El Primo in competitivo su questa mappa. Tu sai la mia tattica Sì, questa è bella stretta di mappa, potrebbe starci un No, bel tempo. del trampolino. Ah, il trampolino, certo! Trampolino in Sì. chiusura lì sopra. Jumpy al Dopo, centro e ragazzi, vi spike farò generale. le mie considerazioni a fine partita. Ora Sì, godiamocela tutta. Bartender, genio, Bella genio, grab. ma veramente un'influenza pazzesca nella Qui, raffa allora. gemme, però bravissimo Snyx, si porta a casa 3 gemme, 4 gemme Sì. con metà vita. Allora, potrebbe sembrare una partita già in discesa, ma in realtà secondo me la stanno gestendo meglio i ragazzi di Clover. Sì. Sono messi meglio. Assolutamente, anche se diciamo Spike, Ecco grandissimo, ragazzi, un stavo dicendo pick che Spike, magari stava non ho controllando Garl, è molto arrivato il compreso colpo di da Garl. parte del team Mi sei avversario, era top quello red di di Garl. Adam sta giocando davvero Pam. bene. Adam gioca tra l'altro anche sulle due linee, cioè Scelta si sono scambiati. comunque ho detto adesso Adam è godiamocela, poi forte parlerò a fine recuperando il partita. Pam sulla lane, che secondo me è una scelta che ci sta, perché Pam adesso Ma guarda è quella stata ulti di buonissimo, Adam. Atom. Ottima la ulti al centro per evitare di prendere le gemme, che sono tra l'altro ultimamente messe lì al centro precise sulla Evito di lane. prendere le gemme per Qualcuno lo stare vuole fare Mommy, safe. adesso no perché ha avuto la prontezza di avanzare, ma secondo me stava aspettando qualcuno vicino alle gemme per grabbarlo, grabbare le gemme di Esatto. conseguenza e prendere Io ti tutto. dico che la differenza la farà il genio, perché credo Sì. che sulle lane, sui lati non ci sia proprio storia. Vediamo, Infatti vediamo. stanno anche al centro. Guarda, nessuno le vuole Spring prendere sta perché Ottimo veramente sta Carl spaccando. con Perché Atom che sta sanno vicino al che lane. Io Mommy mi è tengo il sul gen. Garl. Il Prova ad andare grab sul non voglio Spring che prova a sprecarlo. tirare giù Spike, ma sta dietro. Grandissimo Adam, kill sulla sinistra. Kill. Questa kill di Atom è Adam stata sta facendo fondamentale per davvero la permettermi di differenza. avanzare e di Guarda, prendere le guarda, ultime colpo gemme. doppio. Mamma mia. Incredibile, Guarda, neanche utilizza 3 la gemme. ulti. Purtroppo non è una Prendete vittoria schiacciante perché si va oltre il drop Qualcuno si è iscritto della al canale, però. quindicesima gemma, ma ne ha 11 Mommy e Adesso non ci prende le interessa. gemme. Ha un Mommy con la ulti, è praticamente Impossibile. impossibile. Impossibile, Prima partita, ragazzi, questa ragazzi, vinta. partita l'avevamo Ovviamente, vista, cioè supporto tra di perlomeno noi. di cui mi rendo conto già Ci diamo il dall'inizio, pugnetto era già nelle loro mani proprio da. il 5. E che dire, considerazioni riguardo a questa partita. Comp, siamo andati. Comp, ovviamente, la più, tra virgolette, sicura secondo noi. Genio, ovviamente, mid. L'avevo utilizzato già nelle partite prima, ero sicuro e non volevo lasciarlo ad Atom, appunto per il fatto che io ero già più sicuro perché l'avevo usato nelle partite prima. Carl avrei potuto utilizzarlo io, però per il fatto che appunto dovevo utilizzare Genio l'ho lasciato ad Atom.
ultimo Spike di Spring, dato che erano stati bannati sia Rosa che Sandy, abbiamo dato Spike a Spring. Non so se avete notato, all'inizio partita Spring era a sinistra, poi hanno switchato perché di fatti non riusciva a vincere lane da Pam Spring. Carly invece, già avendo più vita e avendo un range più lungo, quello della sua Asha, abbiamo deciso di cambiarle e di fatti, come avete potuto vedere dalla partita, Atom ha letteralmente dominato su Pam. Magari, esatto, un pick che non ho compreso del team avversario è stato quello di Pam. Non dico che il pick è stato negativo, cioè ci poteva stare, però in una finale così importante io sarei andato molto più safe andando con una comp come la nostra. Per il resto, come avete visto, con Genio ho evitato assolutamente di buttare dei grab rischiosi, li ho tenuti e tutti quelli che ho fatto gli sono andati a compimento. E grab. Uno dei grab che ho fatto, se mi ricordo male, è stato quello appunto in aiuto su Karl, quando nel momento in cui Atom e Spring hanno switchato lane, ho dovuto aiutare Karl, perché nel momento dello switch è il momento più fragile della partita. Difatti, quando si switcha lane bisogna ovviamente stare molto attenti perché si rischia di essere schiacciati dal team avversario. Io invece, mentre che loro switchavano, ho aiutato Karl Atom, che stava andando nel suo lane, per vincerlo già quando ci stava andando, grabbando Pam e quindi uccidendola. Per il resto, sì. Penso che sia stata una partita quasi a senso unico, perché io di fatti con Genio ho sempre evitato di rischiare di andare avanti e ho sempre tenuto il mio grab per, nel caso ne fosse stato necessario, ribaltare la partita. Quindi sì, il commento mi è piaciuto da parte di Grex e Nemo, hanno detto tutto quello che c'era da dire. Andiamo della seconda partita di Ball, che secondo me è stata la Dalle partita battute che abbiamo iniziali, come anche team se le giocato meglio in tutto il torneo. gemme dicevano il contrario, difficoltà di avversari, vediamo. Ball, non un best of five. Ma Selezione anche l'ultima volta delle l'hai visto veramente comp da fragile. giocare. Con i big money, eh? Qua eravamo indecisi se andare di Si va 8 sul bit secondo mid match. o Guarda quanto Genio. E penso sono che rilassati e carichi. Loro il sanno che pick possono di addirittura Genio sia sbagliare stato il un migliore. match, andare sull'1-3 e poi giocarsene un'altra. Cioè, proprio Sì. giocano con molta più tranquillità. È Andiamo a vero vedere la che detto che partita, sia, ragazzi. se la sono meritato in milioni di casi, che solitamente poi è il team che vince la prima che va a vincere anche la seconda. Esatto. Team vincente non si Fondamentale cambia, il mio come rimane aiuto con su Vivi, Genio. come avete Dall'altra parte visto. Spike invece troviamo un Qua caso su Spring Atom perde che il lane, non prende il siamo già in Karl ma minorità. si mette E Bibi. rischiamo di prendere gol. Guardate io Ovviamente come in salvo ruolo loro, l'azione. prende tutte le comp su Se non mi sbaglio, muore anche Atom. Tra entrambe. Secchiori si può poco. utilizzare perfettamente quella Non pioggia che utilizzo il grab, come fastidio, vedete me lo sto tenendo, sì, lo perché non è so, necessario sì, attualmente. condivido, credo che Guardate in Trevor questo con i suoi momento, riesca a giocarsela molto Piper meglio. vola. Attiva la ulti che va ad aprire, Potrebbe bravo, benissimo siamo su segnare, lo una, grabbo. Mommy, Mi mommy che grabbata ha fatto sulla salvo già la sinistra, partita bravo qua. mommy, vediamo qui se Furla È riesce a questa fare la dentro questione questo, di mantenersi i perché grab, evitare di se no, guarda buttarli mommy di che fretta, si era tenerseli sempre perché non disinteressato si sul sa punto mai. della palla per andare a colpire a destra per prendere la superiorità. Atom Ok. prova il push, gli passa la palla. Qua Bellissima la penso che Frozen arriverà Ball, c'è la troppa giocata tattica. migliore del torneo da Teorico parte mia. passa la palla al centro. Ottima la ulti di Adesso vedrete. Spring che non riesce a far fuori Se mi Furla. seguite Furla su in Instagram contatto, l'avete già Furla in vista. contatto. Grabbo Chiorico Bibi, aiuto qui, era Atom, un quindi già fantasma, siamo stavano partiti girando un nuovo al evento di top. Halloween. Era un Andiamo ologramma. avanti, Vediamo, evito abbastanza bene adesso Piper, come cominciano a avete spingere un po' visto. di più. Vediamo se E Mommy qua, andrà ad ragazzi. aprire, probabilmente Che si apre con grab Spike. incredibile, che Mamma mia gol! ragazzi, applausi. Non so, io mi aspettavo molta ansia da parte mia nell'evento. Pensavo che sarei andato lì tremando, tra virgolette. Invece no, sono riuscito a stare molto calmo durante tutto l'evento perché sì, volevo dimostrare il mio livello a tutti gli italiani e come gioco effettivamente. E questa è un'effettiva prova di quello che ho appena detto, perché fare un grab del genere, un grab con due persone davanti già ti fa capire che non ho utilizzato l'auto-aim, ovviamente, perché se no mi avrebbe grabbato Piper o BB. Però farlo con migliaia di persone che ti guardano, sia online che davanti a te, e riuscire a comunicare così bene con il tuo compagno Atom dimostra come il team abbia lavorato effettivamente bene, si sia focussato sulla concentrazione e sul rimanere calmi. Io ve lo dico tranquillamente, Atom era una persona che già dagli scrim, giocando contro persone più forti, scrim vuol dire partite online, andava abbastanza in ansia, tremava. Lì a Lucca è riuscito a stare calmo perché, appunto, ascoltando i miei consigli, con il mio supporto morale, sono riuscito effettivamente a fargli capire che l'ansia lo avrebbe portato solamente a sbagliare. È riuscito a giocare stracalmo, proprio come me. Io ogni partita poi cercavo ovviamente di dare la calma. Questo grab, riguardiamocelo, è frutto di un grande lavoro da parte del nostro team. Guardate qua, grab ovviamente, aspetto che Furla
finisca l'invincibilità per grabbare e spaccare tutti i muri, ma guardate anche Atom come è in grado di tirare strabene nell'angolo sinistro senza che la loro Bibi, cioè Sub-Zero, riesca a prendere la palla e pararla. Mi andrà ad aprire probabilmente Dag, angolatissimo da parte di Atom. Gol stupendo. Commento di Greg Sennemo, spoil top, come ragazzi. Come hanno inventato questa giocata? Ha fatto il grab perfetto. Grazie Nemo. Molli pazzesco. Aperto tutto, poi l'ha grabbato anche in maniera di sì, obliqua. Diagonale, diagonale per spaccare il muro. È stato perfetto. Colpo credo sbagliato di Chiori. No, no, qua Chiori non capisco. Forse voleva fare un passaggio, però non ho ben compreso. La ulti. Sa che la parte davanti è tutta quanta aperta. Può andare qua mi allargo, voglio fare un semplice passaggio su Ato. È buono. Siamo 2-0. Possibile, niente storia qui proprio. Dato che il video durerà molto, ragazzi, per Bounty vi farò vedere solo la partita in cui abbiamo pareggiato, non quella in cui abbiamo perso. Tutti i miei complimenti al team di Chiorico, quindi al team Snowflakes, perché hanno giocato molto bene Bounty. Arrivavano da una partita contro i Clash, da un match contro i Clash nella quale avevano fatto 4-5 volte quella mappa e quindi ovviamente erano più pronti di noi. Abbiamo giocato la prima partita contro di loro su Bounty, la seconda l'abbiamo abbastanza giocata male. Però vi faccio vedere appunto il pareggio. Giusto di fretta, ragazzi, match perché point, non era... già il video sta durando molto. Guarda la mappa. È quella di prima, è quella di la comp di questa mappa ormai è obbligatoria. Hyper, Tick, Brock è la migliore comp in assoluto su questa mappa. Uguale. Niente, io penso di aver giocato molto bene questa prima partita perché non sono mai morto e ho sempre mantenuto la distanza con Chiorico, quindi anche Chiorico è stato molto bravo a non morire mai da me. Niente, se dai il colpo, se hitti avanzi un pochino, se non hitti torni indietro. Non avevo una minima fretta con Piper, mando avanti perché effettivamente è una partita noiosa. Andiamo nei punti più salienti della partita, per esempio questo. Ho mandato dietro Chiorico perché appunto l'ho hitato, prendo e torno indietro. Effettivamente ho anche sbagliato il jump, potevo jumpare un po' più sul verticale che in diagonale perché ovviamente jumpando all'indietro in quella posizione ho fiddato Chiorico un hit. Per fortuna però non sono morto. Chiorico lui rimane one shot, per sfortuna non riesco a finirlo. Solo difendere 35 secondi. 35 secondi, anzi ormai quasi 30 li separano da una vittoria. Siamo vincendo. Perfetto, il problema è che tra poco Spring morirà. Non avrebbero perso neanche una partita, le hanno vinte tutte dall'inizio. Qua guardate Chiorico lo hit, per sfortuna la seconda hit. Bravo. È bravo Chiorico a gestirsela perché torna indietro bene. Qua vengo chiuso. Però vengo chiuso dopo che Spring muore. Qua Spring muore. E io sbaglio. Sbaglio in cosa? Nel muovermi male. Perché vado avanti. Mi chiudo lì. E pareggiano. Potevamo vincere effettivamente. Però va bene. Come vedete adesso ve lo faccio vedere. Dirò ai miei compagni. Calma ragazzi. Non abbiamo perso. Dobbiamo stare tranquilli. E continuiamo a giocare al massimo. Io sento... Se mi inquadrano, se sono no. Sono esplosi, ma giusto così, ragazzi. Siamo esplosi anche noi. Se no, niente. Vabbè, vado avanti, ragazzi. Ecco qua, dico. Questo dopo l'accendiamo. E ho lanciato questo un assist dopo... proprio. Vabbè, comunque do la calma ai miei amici e ai miei compagni. Dicendo, ragazzi, non è finita, lanciate. Possiamo andare avanti. Non demoralizziamoci da una partita sola. Ok, ragazzi, andiamo su. Su Siege. Ribalta. Ho mandato troppo avanti. Ok, iniziamo così. Partiamo male 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 perché Atom muore. Comp non uguale, loro vanno di 2 thrower, quindi abbastanza rischiosa la loro di comp. Nemos qua mi fa i complimenti su Siege, però potevo giocare effettivamente meglio. Cosa faccio qua con Bull? Avendo la ulti ne approfitto per fare più danno possibile, dato che tutti i nemici si erano concentrati sul difendere bot. Io vado e faccio un bel 25%, che è molto ma molto utile. Loro qua secondo me potevano benissimo finire l'Atom e Spin. Atom sfortunatamente non tira la bolla al meglio, però va bene, 35% siamo partiti da top. Ma guardate qua cosa succede. Qua mi deve prendere i bulloni. Prendiamo i bulloni. Ovviamente l'obiettivo è prendere i bulloni. La riapriranno Nemos, come li vedi? C'è un grandissimo vantaggio. È molto complicato adesso. Non possono. Abbiamo molto rischiato su Siege, ragazzi. Rischiavamo un pareggio. Un pareggio nel senso di 7-2. 2-2. Questo potrebbe essere 4 pari.
un robot conteso. Sono molto bravi perché ovviamente no, avendo dei thrower ci mandano molto indietro. Però siamo riusciti a gestircela. Pareggio ed è il primo pareggio. L'ultimo robot, guardate un po'. Qua il push di Sub-Zero non è che mi sia piaciuto molto. È venuto suicidandosi. Per fortuna con i due bulloni che perdo riescono a prendermi i compagni. Atom qua missa al colpo per sfortuna. Ci manca molto al prossimo robot. Sul Chungus 17. Potrebbe riaprirlo, attenzione. Snix, lì sono morto. Sfortunatamente stavo scappando via, ma non ci sono riuscito. Vediamo Burla, Atom riesce a prendere Burla. Guardate un po', 10 a 10. 11 a 10 per loro. Qua pensavo che avessero già vinto, perché anche lì Sub-Zero aveva preso il bullone e ho detto ormai hanno il vantaggio. Anche Nemo su Urla. Però qua una cosa che non hanno notato i caster è che di fatti eravamo in superiorità nel campo. Eravamo 3 noi e loro 2. È per questo che abbiamo preso più bulloni e siamo riusciti a pareggiare, nonostante loro avessero un vantaggio di 1/2 bulloni. 13-14. Difatti 14-13, ora facciamo 14-14, pareggio. Di nuovo. Complimenti, ripeto, ma davvero complimenti ai Prison Netflix, ci hanno fatto sudare e hanno giocato molto bene. Niente ragazzi, pareggio. A vincere il primo e ovviamente si festeggia ragazzi. Esperienza fantastica ragazzi, voi non potete capire quanto fossimo felici in quel momento. Vincono senza buttare giù la cassa. È vero, hanno vinto per danno maggiore. Mamma mia ragazzi, la felicità non è descrivibile, ero strafelice, stracontento, i miei compagni pure. I risultati si sono visti. Bene, bravo, allora dimmi qualcosa tu. Vediamo un po' cosa dico. La preparazione di squadra ha fatto tutto. Sì, assolutamente, questi risultati sono frutti della nostra preparazione, tantissimi frutto, di allenamento, ho ma anche a Luke, quando siamo arrivati in hotel, il nostro primo pensiero era quello di allenarci. Comunque, e questo non è fake, veramente. E sì, siamo felici di aver trovato un compagno, perché eravamo io e Atom da soli in cerca di un compagno. E penso di aver fatto bene o male nel team il coach anche, quello che aiutava di più, dava consigli, se loro sono d'accordo. Penso. Bravissimi ragazzi e ovviamente ancora complimenti, manca ancora poco e lo potrete alzare. Non vi... Niente, qua parlano anche i cosi e guardiamo ovviamente la finale. Preparati, prendi un bel respiro e... prendiamo e alziamo ragazzi. Go! Che orgoglio. Felicissimo. Clovers Italia vincono il primo Xiaomi 5G Mobile. Non potevamo chiedere di più, il ragazzi. Il primo torneo di Brawl Stars, il primo torneo eSport di questo fantastico video. Fieri di noi stessi per tutto il lavoro che finalmente aveva ripagato. Il momento della vittoria. Voi, ragazzi, non andate via, tra poco selezioneremo 4 giocatori dal pubblico per giocare nel team di Nemos e nel team di Grax. Che... concludo così, ragazzi. Mi vengono tra poco le lacrime a vedere questo video. Ovviamente è un'esperienza che mi rimarrà dentro, non me la toglierò mai. E sono felice di aver trovato due compagni come questi. Sono fiero dei miei compagni. Atom già lo conoscevo e sono stato felicissimo di rincontrarmi con lui. Spring è un'ottima persona, adulta. Anche Spring mi è piaciuto tantissimo. Per il resto niente, concludiamo il video con questa fantastica medaglia, ragazzi, che ribacio e che spero che rimarrà qua solida e che non sparirà mai, anzi rimarrà per sempre impressa nelle nostre vite. Quindi io vi ringrazio davvero tutti, come ho detto questa vittoria non è solo nostra, mia, di Spring e di Atom, ma anche vostra, perché voi ci avete supportato, voi ci avete dato la carica per vincere quel torneo. Quindi ragazzi, io vi ringrazio e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!